Beh, più che emozione è vedere il lavoro di queste 7 settimane a cosa ha portato. E non è un'emozione, ma è un'attesa importante nel cercare di vedere questi ragazzi come li sto vedendo in queste settimane, che crescono giorno dopo giorno e che hanno un test dove hanno la possibilità di mostrare a se stessi che il lavoro che stiamo facendo porta un risultato. Vabbè, sulla base di principi di gioco e di equipaggiare i giocatori nella crescita, in primis mentale e poi fisica, e poi tattica e poi tecnica, sulla base di questo, quando si equipaggiano i giocatori, la vittoria è una semplice conseguenza, naturale conseguenza. È chiaro che io parlo di vittoria quando vedo che i ragazzi hanno. Si applicano, hanno stimoli, sono audaci, sono coraggiosi, sono intraprendenti, ci provano, non mollano mai. E quando vedo questo, per me, io, è una vittoria. È chiaro che il risultato conta, conta per l'autostima, conta tantissimo, ma se prima non facciamo questo, non ci alleniamo allo stimolo, alla mentalità, difficilmente il risultato viene. Quindi il lavoro primario è assolutamente sui ragazzi, sullo stimolo e sulla mentalità che vogliamo creare per portarli ad essere forti non solo sul campo del gioco, ma anche nella vita, perché lo sport lascia qualcosa non solo nei 110x60, ma anche fuori dal campo. Quindi io, sulla base di questo, costruiremo il nostro campionato e la vittoria è. La vittoria è un 30%, il 70% è il duro lavoro che stiamo facendo durante la settimana e la vittoria è il restante 30%. No, vabbè, 4-5 lo dico ai ragazzi perché loro sanno assolutamente che quando noi attacchiamo sempre in 5 ed è fondamentale nell'attaccare in 5 sapere che gli altri 5 devono prevenire a quelli che sono i contropiedi avversari. Quindi, voglio una squadra che occupi sempre l'area quando c'è qualcuno che è sul cross, almeno 4 in area, quindi loro sanno questo, lavoriamo su questo, ma il modulo conta poco, nel senso che gioco 4-3-3 semplicemente per necessità, avendo mezzali che sanno spingere, che sanno anche fare gol, sanno anche dare un ordine tattico. Il 4-2-3-1 è un modulo bellissimo e tra l'altro noi lo facciamo perché i ragazzi devono essere preparati ad andare con mise sottili, con mise sottili appunto per questa sinergia di cui stiamo parlando, loro quando vanno in prima squadra sanno che movimenti devono fare perché io durante la settimana li alleno. Allora, per quanto riguarda la gestione degli allenamenti, dalla parte fisica alla parte tecnica alla parte tattica, pochissimo, quasi niente. Per quanto invece riguarda la questione gestionale, da qualche allenatore prendo e prenderò tanto.